Come molte attività imprenditoriali, anche i laboratori abusivi hanno riconvertito la loro produzione per realizzare facili guadagni cavalcando l'attuale emergenza sanitaria. E così con opificio per la produzione di maglierie, con 3 dipendenti regolarmente assunti, si è trasformato in un laboratorio tessile con 16 lavoratori in nero per la produzione di camici monouso e mascherine. La scoperta è in corso Vercelli a Torino. Alcuni giorni fa gli agenti della locale divisione polizia amministrativa hanno effettuato un servizio di controllo nel capannone. Gli agenti hanno trovato 16 operai di nazionalità cinese intenti a confezionare camici e kit monouso, insieme al titolare dell'attività, un cittadino di 45 anni e il figlio 18enne. Il tutto era in controlavorazione per una ditta di Cuneo che aveva fornito la materia prima per la realizzazione del kit. I 3 dipendenti regolarmente assunti non erano presenti, mentre alcuni tra i 16 operai in nero, provenienti dal milanese, erano stati chiamati proprio per rispondere all'eccezionale richiesta di camici e mascherine. 2 di loro erano privi del permesso di soggiorno in Italia. In merito rispetto alla normativa sui luoghi di lavoro, risultava mancante il documento di valutazione dei rischi e assenti gli estintori, sebbene fossero presenti le rispettive postazioni. La cartellonistica. Per il cittadino cinese di 45 anni è scattata la denuncia.